state? Ciao, ciao. Bene. Ciao. Bene, bene, grazie. Come vi chiamate? Testa di Gallo. Come mai questo nome? Testa e Fratello di Gallo. Sì, semplice. Semplice, semplice. Come vi siete conosciuti? Ma noi ci conosciamo ormai da decenni, perché non avevamo... 30 anni. Sono 30 anni che suoniamo insieme. Da ragazzini abbiamo iniziato, abbiamo militato in vari gruppi, e alla fine è arrivato anche lui, che all'epoca quando noi abbiamo iniziato a suonare non c'era ancora. E adesso sì, abbiamo questa formazione da 2016-17, partita giusto in stanzetta per fare due cover, e poi siamo andati avanti scrivendo qualche canzone. E di dove siete? Bra. Secondo voi il posto in cui vi siete conosciuti, in cui siete cresciuti, ha influenzato la musica che fate? Direi personalmente non il luogo quanto gli ascolti dell'epoca, nel senso che io sono cresciuto un po' nel momento grunge, della musica grunge a livello mondiale, e quindi quello che ho iniziato ad ascoltare in quegli anni lì un po' ha influenzato sicuramente ciò che poi suoniamo, magari anche solo lateralmente, però comunque un po' sì. Di per sé Bra no. Quali sono le vostre influenze? Ma io personalmente ho ascoltato come lui molto grunge, poi vari artisti italiani, vedi Verdena, After Hour negli anni 90, negli anni 2000, poi un po' di tutto. Abbiamo avuto forse un po' tutti un momento un po' metallaro in gioventù, principalmente direi Seattle degli anni 90. Concordo, sono concordo. Avete dei dischi all'attivo? Abbiamo un singolo all'attivo su Spotify con tre pezzi. Un EP con tre pezzi. E stiamo lavorando invece al disco adesso, per il futuro. Avete anche una saletta o andate a affittarla altrove? No, abbiamo la fortuna di... abbiamo negli anni militato in tante diverse sale prova, però quasi sempre personali, mai di quelle condivise. E adesso da un po' di anni abbiamo sistemato bene la cantina di casa di nostro papà, la casa dove siamo cresciuti. Gallo Senior. Esatto. E l'abbiamo sonorizzata in modo tale da poter suonare anche fino a tarda notte senza dar fastidio a nessuno, in primis nostro papà. Questa è una bella cosa, ci dà una grossa mano anche proprio poi nella, ad esempio, nel poter cablare tutto quello che è microfoni, schede audio, processori per registrare. Possiamo dedicarci tutto il tempo che vogliamo. Spinge a suonare, a far musica? Passione, direi che al giorno d'oggi l'unica cosa che ci muove ancora è la passione, perché suonare oggi, parlo per noi, è abbastanza difficile perché i posti sono pochi, le spese comunque ci sono, e allora uno lo fa per passione, lo fa perché gli piace. Divertimento, sì. Passione, sì. Sì, sono quelle ore che ci prendiamo dove possiamo in qualche modo esprimere noi stessi. E la cosa bella è che abbiamo un punto di vista comune e quindi lo si riesce a condividere senza neanche doverci spiegare l'un l'altro troppe cose. È figo. E cos'è per voi la musica? Personalmente è emozione. Non importa quale genere, ma qualunque cosa sia, una canzone, una strofa, un'armonia, una melodia, mi deve arrivare da qualche parte dentro e mi trasmette quella cosa lì, è un'emozione. Che l'ascolti o che la suoni. Se poi il binomio emozione lo posso vivere suonando, fantastico. È ancora una di quelle poche cose in cui ognuno può suonare e ascoltare quello che gli piace e va bene così. Non sei obbligato a fare cosa, ascoltare quello che ti impongono, ognuno ascolta cosa vuole e ognuno suona quello che vuole. Diciamo molto bene. Che mi accodo un po' a loro, nel senso, diciamo che per me la musica è melodia e armonia. Qual è il processo creativo che avete per creare le vostre canzoni? Ad oggi normalmente qualcuno arriva da casa con un pezzo
un po' abbozzato e poi ci mettiamo insieme e lo costruiamo, diciamo, in saletta normalmente. Da cosa vi fate ispirare per la creazione dei pezzi? La cosa divertente è che succede sovente che Davide arriva con un giro di basso e nella sua testa c'è una canzone con un certo stile che porta quel giro. La mettiamo su e quasi sempre è completamente stravolta. È stravolto lo stile di quella canzone. Lui l'ha pensato in un modo, in realtà esce una roba completamente diversa. Però che ci piace e che piace anche a lui soprattutto. Sì, sì. E quindi raramente abbiamo definito qualcosa che era già definito in partenza. Viene sempre riarrangiato. Sì. Vi fate dare una mano da qualcuno, produttore, arrangiatori? No. No. Scrittori di testi? No. Lì ci pensa lui. No, i testi li scrive Simone e siamo tutti abbastanza autonomi. Cioè, abbastanza, siamo autonomi in tutto. In che lingua cantate? Italiano. Italiano. E che strumenti portate sul palco? Basso. Chitarra e voce. Batteria. Che tipo di setup avete? Abbastanza scarno e semplice, nel senso un po' di pedali loro, però di per sé un ampli per la chitarra, un ampli per il basso, batteria standard, niente di particolare. Per voi sono importanti delle canzoni? Diciamo di sì, però sempre più che altro per il discorso più legato a quello che sono poi la melodia che va a creare più che al testo in sé. Ecco. E di cosa trattano? Momenti, diciamo, quotidiani che sono capitati durante il tempo. Estratti, ecco, di vita. Bravo. Palco, live, vi terrorizza? O vi piace stare sul palco e suonare? No, ci diverte stare sul palco. Uno suona sperando di poter andare sul palco. Sì, idem anche per me. Magari prima di salire sul palco c'è un attimino di... Così, cioè, si fa un riassunto, un recap di qualcosa, ok, allora lì là. Poi no, personalmente nel momento in cui mi siedo dietro la batteria passa tutto e guardo davanti, guardo loro e boh, zero problemi. Preferite il momento della sala prove o sul palco? Diciamo che il palco finalizza quello che uno fa nella sala prove. Comunque la sala prove a noi piace perché è quell'angolino nostro, la nostra casetta, dove uno si rilassa appunto e si diverte e crea qualcosa da poi portare sul palco. Qual è il locale, il posto in cui avete suonato che vi ha emozionato di più? Personalmente direi Nuvolari, Libera Tribù di Cuneo e Magazzino sul Po a Torino, ai Murazzi. Concordo. Ma anche a Caramagna. Ah sì. Sono suonato anche a Caramagna in un teatro, è stato anche divertente lì. Al mese quante prove fate? Una alla settimana. Se anche il lavoro lo permette. Sì, però normalmente una volta a settimana, così uno ha anche la scusa per uscire un po' e togliersi dalla routine. Dal punto di vista puramente visivo, estetico, per voi le visual, l'abbigliamento sono importanti sul palco? Credo che a noi personalmente non interessano perché siamo vestiti così in sala prove sempre, però io credo che gruppi che fanno di questo anche un motivo di, come si dice, per farsi notare, ci sta, dipende un po' dalla personalità di chi suona. Noi personalmente credo proprio che non badiamo questa cosa. No.
No, anche perché non giriamo con una produzione, quindi comunque noi ci appoggiamo a quello che è il setup tipico nel locale. Penso che se potessimo mai scegliere, perché magari abbiamo appunto per le mani una produzione che ci porta in giro, non credo che sarebbe troppo diverso da così. Abbigliamento, tutte queste cose, quando non abbiamo neanche mai parlato, mai ipotizzato di fare qualcosa del genere. Durante il lockdown siete riusciti, avete continuato a suonare oppure depressione più totale, non vi usciva niente? No, abbiamo continuato a suonare, siamo stati fermi. Siamo stati fermi quando non si poteva uscire di casa, al momento in cui hanno liberato un po', anche perché la nostra, noi andiamo a suonare a piedi, perché la nostra sala pro è a 500 metri da casa, forse sei un chilometro, quindi ci siamo sempre trovati comunque. E riuscivate, dal punto di vista artistico, continuare a produrre, a continuare a scrivere nuovi pezzi, nuove cose? Sì. Non riuscivamo più a suonare in giro, perché però nell'ambito, diciamo, familiare, sì, non c'era un problema. Come vi pensate tra 5 anni come gruppo? Beh, con sicuramente meno capelli, la barba più bianca. Beh, io... Non lo so. Più vecchi. No, uguale adesso, no, con qualche brano scritto in più, qualche concerto in più. Magari con un altro album, dai. Mm. Cosa pensate della scena musicale italiana? C'è una scena musicale italiana? Non lo so. Personalmente ascolto quasi nulla di italiano. Gli ascolti italiani sono ascolti o datati o comunque, se sono attuali, fanno parte di progetti nati tanto tempo fa. E non sono neanche, ammetto, un cultore della musica italiana. Ciò che ascolto è quasi tutto inglese, americano, e onestamente mi interessa poco delle scene italiane. Cioè non ho neanche l'interesse, ma poi neanche le competenze per raccontarti perché la scena italiana è così piuttosto che diversa. Sicuramente c'è qualcuno che la vuole in questo modo, evidentemente la richiesta è anche questa, e quindi credo che in qualche modo sono tutti soddisfatti e contenti. Social li usate, non li, per il gruppo li usate, non li usate, li amate, li odiate? No, ci proviamo. Ci proviamo solo per necessità, ti faccio andare una mano anche, soprattutto. Fidanzato, pura necessità. Pura necessità. Avete in progetto altri nuovi video, dischi in uscita o che? Stiamo registrando nella nostra sala prove. Abbiamo intenzione di registrare quelle che sono state le canzoni che abbiamo fatto finora. Volevamo chiudere Cerchio registrandole. Anche Cerchio, però. Anche Cerchio con una canzone. E le volevamo registrarle e poi da lì si vedrà. Volete lasciare i vostri riferimenti social? Come si fa? Testa di Gallo Band su Instagram, okay. E su Facebook non ne ho idea. Testa di Gallo su Facebook. Non lo so. 3 progetti musicali o artisti che bisogna assolutamente conoscere. Non c'entra nulla con quello che suoniamo e che facciamo, ma io dico Jason Eibel. È un artista folk, new folk americano. Figo. Verdena, Soundgarden e Queen. Sono d'accordo sui Verdena e sui Queen.
ma anch'io sono un estimatore, e poi lì in mezzo ci metterei gli Sinceri. Vabbè, allora, visto che loro hanno fatto i nomi di quello che abbiamo detto essere il nostro, diciamo, la nostra culla musicalmente parlando, dico Stone Temple Pilots, e che loro non hanno detto Screaming Trees. Molte grazie. Grazie a te. Grazie. Ciao. A voi. Grazie. Ciao. Ciao.